Siamo nel dicembre 1925. A Stoccolma, per festeggiare i 25 anni del premio Nobel, più importante premio scientifico, stanno per arrivare i più grandi scienziati del mondo. Ma a pochi giorni dalla cerimonia, una serie di singolari delitti sconvolge l'Accademia Reale delle Scienze di Svezia. Gli omicidi degli scienziati sono ispirati ad alcuni dei più celebri esperimenti scientifici. Albert e il suo allievo Leo si trovano loro malgrado coinvolti in un'intricata indagine scientifico-poliziesca. Forse qualcuno vuole impedire l'incontro tra le menti più brillanti dell'epoca? Qual è il vero motivo per cui gli scienziati sono stati riuniti nel 25esimo anniversario del premio? E che cosa c'è scritto nella lettera segreta che il fondatore del premio Alfred Nobel ha lasciato insieme al proprio testamento? Questa storia è una storia che si basa su oltre 20 anni di ricerche originali negli archivi del premio Nobel e che vede come protagonista forse il più celebre scienziato di tutti i tempi, Albert Einstein, entrato nell'immaginario collettivo per le sue eccezionali scoperte, per il suo genio, ma anche per il suo carattere anticonformista. E quindi io ho costruito una storia plausibile, anche se di fantasia, collegando eventi che sono realmente accaduti e utilizzando tutta una serie di dati, di aspetti, di frasi anche che Einstein ha davvero pronunciato, collegandoli in una storia che quindi ha la caratteristica di essere appunto un'indagine che avviene nel mondo della scienza, con un protagonista, come dicevo, tra i più celebri, più noti, e anche con un protagonista appunto che insieme al suo allievo si presta ad essere un investigatore, proprio perché noi lo identifichiamo con l'intelligenza e con l'intuito, in un'ambientazione molto particolare, che è la città di Stoccolma, molto bella, e nel 1925, perché poi il lettore scoprirà che quell'anno è un anno chiave per tante cose che poi sono accadute dopo, che sono accadute ad Einstein, che sono accadute al mondo. E quindi spero che questa storia molto particolare che a me piaceva molto raccontare, spero che incontri la curiosità e il piacere dei lettori, sia degli appassionati di gialli, sia di chi conosce un po' il mondo della scienza o anche solo la figura di Einstein, e che qui troverà, a partire dal titolo che richiama una delle più celebri frasi di Einstein, "Dio non gioca a dadi", che lui disse a proposito in una discussione sulla meccanica quantistica, quindi troveranno tutta una serie di riferimenti, ma anche senza cogliere questi riferimenti si può godere, ci si può divertire di una storia, spero, piuttosto avvincente e originale.